È vero, ho parlato di recente con Dio e gli ho chiesto proprio questa faccenda degli storici. Me l'ha confermato. Un disastro, secondo lui, e mi ha fatto proprio come esempio. Non dovete mettere in discussione quello che sto per dire, perché non l'ho detto io, l'ha detto Dio, lui, no? Che proprio riguardo alla cucina, a questo diluvio quasi universale di cuochi, no? Che appaiono, tracimano da tutte le parti, eccetera, eccetera, c'è la falsità storica, così, la falsità storica profusa a man bassa dagli storici stessi. Che tanto per cambiare, tranne rari esempi, scrivono la storia del vincitore e mai del povero. Francesco d'Assisi è uno che se ne cavava, Giordano Bruno un po' meno, gli africani poi, si potrebbe andare avanti lungamente. Ma la verità storica sottaciuta dagli storici che toccano normalmente l'argomento della cucina, del mangiare, che è un argomento che poi, che vi posso garantire, io ci parlo spesso con Dio, a lui molto caro, è cosa seria, è alquanto seria, che continuiamo a sottovalutare proprio nel momento in cui se ne parla troppo forse, e che invece dovrebbe aiutarci in uno stato di riflessione che dovremo saperci concedere a una maggior consapevolezza. Non per citarmi, ma quando si affronta un'insalata stiamo mangiando un pezzo del pianeta. Il problema sorge che poi anche noi siamo un pezzo del pianeta e nel non riconoscere questa straordinaria occasione che si comincia a credere, in maniera particolare lo credono gli storici di loro stessi, che sfidando documenti e ritranciando fonti si possa raccontare la verità, no? A cui invece non tanto gli antropologi, ma le persone intelligenti, prima o poi anche con una bugia raggiungano. E perché mai non si deve raccontare una bugia? Riguardo, per esempio, io qui ho a pagina 51, no? La falsa, lo dichiaro, la prima parola è la falsa moussaka, no? Più dichiarato di così, ma quando poi la bugia si racconta in due, corriamo il rischio di farla tornare a essere una verità accertata da possibili storici, magari in un lontano futuro. Certo è che quando mi sono trovato per la prima volta davanti al moussaka, e le tue riflessioni in questo libro, a pagina, pigliate dove avete appunti e video, a pagina 51, perché è un libro che si può anche saltare, girare, usufruirne, perché questa storia della Chiesa barocca è assolutamente vera, è un libro straordinariamente barocco, ma torno a dire intelligentemente barocco. L'occhio e il pensiero non trova in questo libro riposo, perché c'è sempre un motivo di fascinazione. Faccio anche un'altra parentesi: come mi annoiano ormai i modelli americani di scrittura, dove c'è tutto il previsto, il prevedibile, in un ritmo emotivo del sali e dello scendi, e dopo un po' non ne puoi più, ti annoiano, li getti, non sono illeggibili. Direi, se dovessi fare un paragone, mi sembrano a volte questi romanzoni sempre in stile americano un po' come i loro frigoriferi, sempre più giganti, sempre capaci di sfornarti, un frigorifero che sforna è una roba interessante, i cubetti di ghiaccio, quanti cubetti di ghiaccio vuoi, lo appoggi, che ti esce tre cubetti, sei cubetti, apri lo sportellino tra le tali, apri quella stupida stupida testa surgelante idee e cose, e sono pronti sempre i frigoriferi a darti qualsiasi cibo tu abbia imprudentemente preso da scaffali luminescenti per buttarlo in carrelli giganti per riempirti non si sa bene di che cosa. Tre sono le cose che sono cresciute negli ultimi 40 anni nel mondo: gli schermi televisivi,
sono arrivate a una dimensione spropositata, i divani davanti a questi schermi televisivi, e sul fatto che i divani sono cresciuti, io potrei essere anche d'accordo se ci fosse quello schermo televisivo da davanti che ti addormenta, che addormenta veramente le idee a chiunque ci si trovi davanti. Ma la terza cosa che è cresciuta in maniera spropositata è proprio il frigorifero, mentre alcune cose, ecco che torna Franco, drammaticamente negli ultimi anni sono diminuite, hanno trovato una dimensione più modesta, purtroppo. Si sono ridotte le tavole, eh? Poco importa se sui tavoli si mangia bene o male, è irrilevante. Alle volte su un tavolo si può semplicemente prendere un caffè con degli amici, ma i tavoli servono, quindi abbiamo una prova, a comunicare, a ragionare, a dibattere con garbo, a sentirsi fratelli di un qualche cosa, no? E dico fratelli proprio in senso francescano, di un qualche cosa che ci trova comunque nella diversità, sempre nella possibilità di ricercare unità, lontanissimi però da quella certezza un po' antipatica degli storici, che sfilano documenti e rintracciano, torno a dire, questo è un mio giudizio, spesso e volentieri, verità che riguardano il vincitore. Perché se si va alla cucina, se si va all'elemento sostanziale della cucina, siamo materia che ha bisogno di materia. Si nasce e respiriamo in automatico, ma si nasce e siamo qua e possiamo ragionare anche quest'oggi soltanto perché si è subito la responsabilità amorosa di qualcuno che ci ha dato nutrimento, e questo qualcuno è sempre comunque donna o uomo con animo femminile. Senza questa chiave di lettura della vita nessun storico mi può venire a raccontare niente. La vittoria, si fa per dire, di Pirlo, dei cuochi, di noi cuochi d'artificio, questo è un giochino di parole di cui mi sto divertendo a usarlo a ogni qualvolta mi chiamano alle spoglie, gliela butto lì, noi cuochi d'artificio, spariamo, siamo niente rispetto al fluire millenario del fare alchimie intorno ai fornelli per più volte al giorno di un fiume di donne che ha nutrito le anime del mondo con le loro moussaka, se si vuole, con le loro qui pappe e pomodoro, la minestrone, la genovese, l'abba. Chi l'ha inventato il tortellino? Ditemelo per favore, perché se lo inventassimo oggi il tortellino, domani lo esponiamo al MoMA di New York, di sicuro. Chi ha inventato la parmigiana di melanzane? E qui è interessante, perché potrei andare avanti per delle ore a citarvi piatti domandandovi chi lo ha inventato, perché questa storia, e lui lo sa, ha tentato di rubarmelo questo pezzo, ma io ho resistito, lui lo sa, c'è stato a un certo punto un sultano, una parentesi questa, un sultano, ma poi si torna sul moussaka, sulla lasagna, sulla parmigiana, ma c'è stato un sultano a fine Settecento, non sono uno storico per cui non devo mai insistere troppo sulle date, che da grandissimo goloso, da grandissimo gourmet, ha preso atto che in Salonicco, come si mangiava a Salonicco, non si mangiava da nessun'altra parte, e alla domanda del perché a Salonicco si mangiasse così bene la risposta è stata immediata e ovvia: le donne di Salonicco sanno cucinare come nessun'altra donna del mondo, perché era un crocevia di culture straordinario. C'era l'impero austro-ungarico che premeva con le sue sacre torte, il baklava che arrivavano dal Medio Oriente, e poi c'erano gli yogurt che premevano da Baghdad per arrivare in Russia. Poi c'era la comunità ebraica che comunicava con la comunità ebraica, per esempio, di Livorno, l'unico territorio italiano dove si coltiva l'ocra,
è livornese, no? Se io insisto nel voler credere che forte fu per me la meraviglia nel mio primo viaggio a Salonicco di trovare il polpettone della mamma lì. Chi ci faceva il polpettone della mamma lì? Ancora più imbarazzante fu quando accanto al polpettone e trovai i fagiolini nudi, non sempre della mia mamma. Ma tu, com'è possibile? 3500 km di distanza e poi c'era anche i fagioli all'uccelletto di soci, lo vedi proprio, mi hanno creato, mi hanno fatto sobbalzare. Vabbè. Ma la domanda è, la risposta è semplice. Intanto fino a 80 anni fa non c'era gli aeroplani, non c'era, devo dire 100 anni fa forse a questo punto, no, 80 anni fa basta, non c'era aeroplani, non c'era autostrade, non si comunicava su internet, viva Dio, ma chi è che tracciava le linee di comunicazione? Sostanzialmente i naviganti, sostanzialmente i marinai. Ecco, già una prima categoria di uomini che in femminio se lo devono inventare gioco forza quando accendono nelle navi i loro fornelletti per potersi dare il nutrimento. Quando devono dare nutrimento alla fame, va bene, ma dare anche nutrimento alla fame di anima, alla mancanza del mettersi in tavola intorno a un tavolo con i propri cari, con le persone care, e per cui un cibo diventa immediatamente il propulsore di uno scatenarsi emotivo. Come fanno i marinai, giusto appunto, grande luce. E ascoltami, l'altra categoria di uomini in solitudine, e lo sapeva bene il sultano di Salonicco, grande gastronomo che si pose la domanda: ma come facciamo a non disperdere questa memoria orale delle donne di Salonicco? E lui la trovò facile la risposta. Andò dai monaci ortodossi e disse: voi dovete trascrivere la memoria orale delle donne. E così i monaci ortodossi intorno a Salonicco, nei monasteri intorno a Salonicco, monasteri non frequentati da donne, cominciarono a assorbire la loro memoria orale, trasformandola in una memoria scritta. Diventarono talmente esperti nel fare quello che sapevano poi fare, cioè cucinare oltre che acquisire notizie, che cominciarono a essere chiamati in tutte le corti europee proprio per formare le cucine. Gli staff delle cucine, si direbbe, no? È lì che scatta questo immaginativo della professionalità del cuoco maschio, superiore, va bene, alla quotidianità della cucina delle donne. L'alta, eccoci, è la bassa cucina, no? La bassa cucina del quotidiano rilasciata in mano alle donne, e il professionista uomo che poi le fa mestiere subito dopo la rivoluzione francese. Il giorno dopo la rivoluzione francese avviene questa straordinaria trasformazione. Fantastico è, tanto per insistere in questo concetto, che questi monaci, mentre giravano per tutte le corti europee, giravano con le loro casacche da monaci ortodossi, qui devo lasciare il microfono, e con i loro cappelli. E se voi avete presente la casacca di un monaco ortodosso, vi rendete conto che quando deve andare intorno a un braciere per terra con i carboni accesi, si tira sulle gonne, se le accocca, e diventa sostanzialmente una casacca da cuoco. Rimane il cappello, va bene, da monaco ortodosso, che è del tutto simile, non a caso, al cappello del cuoco professionista. Ed è passata ormai questa storia. La professionalità, quella alta, è in mano agli uomini, che del saper cucinare fanno mestiere, fanno proprietà, prima prendendo la memoria orale delle donne, che storicamente, senti questa bellina, storicamente, no? Senti anche quanto nel linguaggio siamo sempre capaci purtroppo di ritornare all'idea che una cosa possa essere storica, invece è antropologica. Le donne comunicano, hanno dentro di sé l'impero di dover mantenere in vita, e allora comunicano. Quando qualcuno apre una porta in una corte, chiede alla vicina o dice alla vicina: come tu l'hai fatto il calamaro a tuo marito stasera? Tratta!
l'ho fatto così, mio figliolo l'ho fatto così. Non è un fatto di semplice antropologia popolare, ma è un punto di cultura elevatissimo, perché avviene attraverso la generosità emotiva del saper far vivere questo mondo. E le donne questo lo sanno fare, gli uomini no, gli uomini ne fanno mestiere, gli uomini ne fanno un'economia, c'è poco da fare. Post rivoluzione francese, questo si chiarisce con la nascita poi dei ristoranti. La faccio breve. Quando ho iniziato a leggere il capitolo sulla moussaka, mi sono reso conto che tu sei stato assillato dalla mia stessa questione. Davanti a un moussaka non ti può non venire in mente una lasagna alla terra d'eso. Davanti a un moussaka non ti può non venire in mente la parmigiana di melanzane. Io l'ho sempre raccontato in maniera molto semplificata. Franco ha trovato un racconto, la capacità di un racconto fantastico, ma io mi sono sempre immaginato queste due linee, no? Dove le melanzane lì poi si combinano con quel che già avevano, cioè con le mozzarelle filanti, e dall'altra parte la melanzana in assenza di se stesso cede il passo a una sfoglia ferrarese straordinaria. Poi mi chiedo, come? Poi mi chiedo, ma scusate, ho messo un sacco di segnalini e poi adesso ovviamente li ho persi. Ecco, ma tornando a Dio, che appunto mi ha suggerito di tenermi lontano dagli storici, in maniera particolare quelli che parlano di cucina, perché comunque non ce n'è uno che mi parli di una donna, e non ce n'è uno che mi abbia fatto una ricerca su chi ha fatto il tortellino, chi ha fatto il misto da genovese, chi ha fatto la genovese napoletana, chi ha fatto questo, chi ha fatto quest'altro, ma sono tutti a sfilare documenti delle corti, no? Dove il cuoco di turno, va bene, ovviamente era al servizio del duca di turno, del re di turno, eccetera, 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 eccetera. Interessante è arrivare a pagina 253, dove nel leggerlo mi è venuto in mente talmente tante cose. La prima però mi è venuta la Migli che è qui in prima fila, perché è una delle prime persone che mi abbia parlato del suo viaggio nel cammino di... Chi sei? Sto parlando della leggenda del vecchio del pellegrino. Pagina 252. Quando, sempre parlando con Dio, di recente mi sono alzato una mattina sapendo che avrei dovuto portare mia madre a mangiare fuori insieme a uno dei miei figli, mi è arrivata, ma è proprio arrivata, perché le grazie arrivano senza chiederti permesso, e alle volte le grazie poi non solo non ti chiedono permesso, ma ti dicono qualcosa a cui proprio non puoi credere. Come fai a credere a quel che ti dice una grazia? Boom, una mattina. Oggi ti alzerai, prenderai la macchina e andrai con tua madre e con tuo figlio in un ristorante da camionisti. Non esistono più. Non esistono più i ristoranti. È un mito il ristorante da camionisti. Se ci sono si mangia male i ristoranti da camionisti. Anzi, se ci sono stati si è sempre mangiato male. Sono stati causa di incidenti tremendi. Le trattorie a latere, va bene, delle strade dedicate ai camionisti. Ma questa idea mi è arrivata in testa. Non telefonare, non consultare, non chiedere, sai che devi andare in quella zona, vacci, fidati, troverai una trattoria da camionisti. E come mi è passata questa idea in capo, ho pensato, sono cretino, oggi mi sono alzato cretino. Spesso mi capita di alzarmi cretino. Viva Dio, viva Dio. E chi ti ha detto io sono ateo? Bugiardo. Ma si può dire delle bugie, te le dici continuamente le tue parti, una bugia non si può dire. Va bene. Allora, a un certo punto, appunto, alzandomi con questa idea mi sono detto, non è possibile, no?
però era combattuto e alla fine ha vinto anche un po' la fetta di andare a prendere mio figlio, di prendere mia madre, e sono partito e sono andato. A un certo punto si ragionava di pecore amiatine che l'università fiorentina, viva Dio, ha rintracciato. Vabbè. Non solo il sommarello, anche le pecore agnatine, straordinaria. Poi la pecora agnatina, quando me l'hanno presentata dopo averla macellata, devo essere sincero, da buon fiorentino ho proprio detto mamma mia, mai la cucinerò e tantomeno mai la mangerò. Proprio noi fiorentini vogliamo gli agnelli, va bene, in questo siamo assolutamente dei demoni, va bene, perfino la vitella, ma mai la pecora, vedi come si dice, vedi la mangia a campi, via, no? Però questa professoressa universitaria ha talmente insistito del lavoro che lei ha fatto intorno al recupero delle razze autoctone, prima fra tutte le agnatine, per farla breve, poi mi hanno dato anche dei soldi, se no non l'avrei mai cucinata. Guardi, lei ha vinto un progetto europeo, per cui non si può tirare dietro. Noi l'abbiamo riscoperta, l'abbiamo allevata, l'abbiamo tirata su, adesso gliel'abbiamo macellata, faccia pochi figli, la cucini. Questo lei ci aveva detto imprudentemente qualche anno fa, adesso deve farlo. L'ho fatto. Meraviglia delle meraviglie. 6 euro al chilo. Viva le donne, perché questa professoressa, tanto per cambiare, è quella che ha riscoperto la cinta cinese, non è una che si è improvvisata. Ma adesso, fra, ve lo dico in anticipo, fra 10 anni tutti si sbaglieranno, i grandi chef d'artificio, va bene, per aver riscoperto la pecora agnatina. No, l'ha scoperta una donna, si è messa lì, me l'ha fatta cucinare, una meraviglia, 6 euro al chilo, fra l'altro. E la domanda che si sono posti loro, quelli dell'università, ma è più buona quella macellazione occidentale o è più buona la macellazione islamica? E abbiamo fatto un test con 100 persone per alzata di mano e, contrariamente al mio voto, perché ho dato il voto a quella macellazione tradizionale, va bene, la nostra, occidentale, ha vinto l'islamica, perché è più raffinata, perché per il tipo di macellazione che fanno subire a questi poveri animali, poi portano via sapore, portano via... era un po' più prosciuttino cotto quella pecora lì. Financo, pensate un po', mentre la nostra manteneva tutte le sue straordinarie fragranze. Torno a dire, tenete presente che io sono proprio un fiorentino, ho sempre pedato la pecora con disdegno, quindi una roba straordinaria. Va bene, prendo la macchina, parto, vado con mia madre, arrivo, supero Arezzo e su un ciglio della strada vedo trattoria. Era mezzogiorno un quarto, non la trovo, mi fermo da una signora e gli dico: signora scusi, ma dove va a esserci una trattoria? Io ho visto sulla strada il cartello a 100 metri, c'è dall'altra parte, ma andateci, perché è una trattoria da camionista. È incredibile, no? Incredibile la sincronicità di questo modello comunicativo, eh? E allora la sincronicità esiste quando tu alzi la mattina e ti viene in mente questa cosa, la rintracci poi su mezzogiorno e un quarto in bocca a un'anziana signora che ti dice vada, la rintracci la sincronicità quando leggi un racconto come quello della leggenda del vecchio e del pellegrino, dove l'esempio della chiesa barocca è se dovessi proprio scegliere il racconto del cuore, tolgo questo da tutto il libro e lo metto in alto, perché sei d'accordo? Perché è commovente, emozionante, ci racconta per quanta violenza siamo capaci di fare, ma quanto cammino poi siamo capaci di percorrere, rendendoci conto che anche quando non si chiede aiuto, l'aiuto può venire anche dal diavolo, e non dico altro, e anche il diavolo ti può aprire delle porte dove trovi poi capacità di condivisione, capacità di amore, capacità di portarti fino
a dove l'esperienza umana ti porta, che è la morte vissuta. E io, lontano da me la voglia di citarmi, in realtà cito sempre comunque mio padre, me la ripeteva settimanalmente questa frase: noi fiorentini la incapiamo dove ci può portare la morte. Quando il babbo mi diceva: mi raccomando, la morte lasciate trovare vivi! In questo racconto la morte trova vivo il protagonista fino all'ultimo minuto. E mi hai commosso in questo racconto. Ti ho voluto bene. Anzi, già te ne volevo, ma mi sono reso conto che te ne voglio di più. Sembra una chiusa questa, no? No. Perché nella trattoria, ve lo devo questo, è un'indicazione. Nella trattoria da camionisti, pensate che nome, pazienza. Straordinario, no? Tre donne, due a servire e una in cucina, e ho mangiato maccheroni al ragù. Maccheroni, che senso maccheroni? Sì, no, noi facciamo le tagliatelle ma le chiamiamo maccheroni. E io guardo questa donna e gli dico: e magari lei non sa nemmeno perché la chiama maccheroni. No, si sono sempre chiamati maccheroni noi, le tagliatelle. Poi la fa 6 chilometri e 6 chilometri più là le chiamiamo tagliatelle. Ma qui le chiamiamo maccheroni, le tagliatelle. E io dico: guardi, ci furono dei greci importanti, dei preti, che arrivarono di convento in convento e quando asseggiarono questa pasta fatta in questa maniera, badarono a dire Macris, il migliore, no? E da Macris siamo arrivati, a secondo delle varie regioni, a definire quel che mangiavano maccherone. Ma è una tagliatella. Tagliatella con ragù, coniglio porchettato, anatra porchettata, degli spinaci rifatti, direi io, minzimino con un po' di coniglio, ridanga, non ci dovevamo far mancare nulla, un pezzettino di pollo arrosto, una fettina di prosciutto. Tu capite che a questo punto questo pranzo con la mamma tentava di diventare quasi un suicidio familiare collettivo. Tornando all'America si sembrava una setta religiosa in preda a un delirio, va bene. Ma fatto sta che quando dopo il coniglio porchettato e tutta quell'altra casa di Dio, grazie di Dio, vedete io torno sempre lì, va bene. A un certo punto la donna che stava in cucina è uscita con questo viso dolce, sereno, pacificante e mi ha guardato e mi ha detto: sa, io non l'avevo mica riconosciuta e sono stati clienti a dirmi che lei era un uomo famoso. Io d'altronde la televisione non ce l'ho. Oh! No, fantastico, esiste qualcuno che ancora non ha la televisione, siamo salvi, ho detto io. Ho detto un viva a Dio, subito l'ho buttato lì, perché lei l'ha guardato e mi ha fatto: non gliel'ha detti la mia sorella, ma avevo fatto anche due fegatelli di buona assaggiare. Si potevano assaggiarli io e mio fratello e mio figliolo? Ah, no, la mia mamma ha detto: vi do la mia benedizione se voi me ne fate assaggiare anche a me un pezzettino. E sono arrivati dei fegatellini rinvoltolati fra rete e fegatello anche di lardo, non ci siamo fatti mancare nulla, anche perché vi giuro che dopo è arrivato, mi venivano in mente i Benigni mentre mangiavo questa sorta di pan di Spagna pieno dal kermes. Sapete quando tu entri nei bar di campagna e tu vedi i Benigni, mi è venuto in mente, perché ricordate quella cosa dei Benigni con le paste, le paste nelle vetrine delle case del popolo che vanno spolverate prima di mangiare. Quando ti portano il pan di Spagna è sempre da spolverare, è di regola secco, ci puoi costruire dei cascinali, ci puoi costruire dei ponti, è sempre roba incommestibile. Mentre quel pan di Spagna con quella terra e l'alchermes era assolutamente perfetto. Bene, si rimonta in macchina, vediamo anche il prezzo. In 3, 60 euro. Fantastico. Dice: quante volte ci sei già tornato? 5. Il 22 giugno è il mio compleanno, va bene. Ti penserò, ma io sarò lì. Quindi se tu vieni, va bene. Si fa una cosa che va con la famiglia. Va bene. Prendo, monto in macchina. Ma fegatelli. Buoni.
No, prima del pan di Fania, subito prima. No, anche se si sarebbero potuti mangiare dopo, tanto rasentavano l'idea del cioccolatino, erano un tipo storico, una roba all'inizio. C'è un precedente nei soliti gnocchi, no? Dove Capannelle prende il partito di gestione, dopo un lungo pranzo, dopo tutte dolce, caffè, ammazza caffè, licorino, pasta e ceci. Pasta e ceci. Insomma, prendo la macchina e sto per partire quando mi rendo conto, con un po' di buon senso residuo, che avrei avuto un po' di riarsura durante i chilometri che avrei dovuto percorrere ancora in macchina. E per cui chiedo, ma c'avete una bottiglia da darmi che me la porto in macchina? Mi danno un bottiglione di acqua Averna. Tac, il cervello scatta e sono andato subito dopo, dando gozzate di acqua ogni 5 km fino al santuario della Verna. Io sono beneficiato sempre dalla natura, o da Dio, decidete voi, io ancora sono in discussione su questo argomento tra me e me, da qualche milione di papille gustative che in media ne abbiamo un tot, io ho 3 tot, va bene? E la mia famiglia lo sa da quando io sono nato, correggevo mia madre su delle virgole quando avevo 5-6 anni. Ma sono beneficiato anche da un fegato che, se incontra qualche cibo o qualche libro indigesto, lo sente immediatamente. Difficilmente io riesco ad andare avanti alla seconda pagina. Sono uno quello che, se alla seconda pagina il libro non mi ha convinto, trac, non sono mai riuscito a avere nessuna insistenza, ho subito chiuso. Lo stesso faccio col cibo, anche perché se mi si bloccano le funzioni epatiche casco e mi addormento. Questo è proprio un dato vero, è proprio ptum, no? E allora, gozzata d'acqua che mi ha accompagnato verso il santuario, perché questa cosa del fegato ce l'ho in negativo ma ce l'ho anche in positivo, sentivo che le funzioni epatiche dell'acqua Averna erano straordinarie. Sentivo che il mio fegato non si stava assolutamente affaticando per quel che avevo mangiato, ma anzi aveva un ritmo accelerato, va bene? Ta, 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 ta. Sono arrivato su al santuario con mio figlio e mia madre, freschi come delle rose. Sono andato a toccare anche l'acqua della caverna di San Francesco, nel letto di San Francesco. Mio figlio si è anche lavato il viso dicendomi, guardandomi nei sottecchi, non si sa mai. E io ho ammonito, fai bene, non visto dal figlio che se ne andava, ho toccato anch'io, ho fatto sentire, perché giustamente non si sa mai. Però poi, e qui chiudo, io lo so di essere stato manchevole nei suoi confronti di una richiesta insistente che mi ha fatto sulla parmigiana ortodossa. La parmigiana ortodossa è una ricetta da me del tutto inventata, va bene? Però, e lui lo sa, ogni tanto ai critici, quei critici gastronomici che fanno anche i giornalisti, che fanno anche gli storici, che fanno, qualche bugia gli va raccontata. Allora io, per giustificare una melanzana che vuole assomigliare, vuole avere una memoria col moussaka, non potevo mica raccontargli che avevo voglia di suonare quella campana lì. Gli ho detto, ma guarda, esiste una versione ortodossa della parmigiana di melanzana fatta con le patate, la besciamella e quant'altro è necessario. Oh, hanno detto tutti, passerà alla storia questa parmigiana ortodossa, ma non esiste, l'ho inventata io. Franco l'ha assaggiata, se ne ha subito accorto che era una palla, ha detto, però dammi la ricetta. Era buono, punto. Non gliel'ho mai data io, perché se no me la metto in un libro, non mi ce la voglio mettere io in un libro. Però ti racconto una brevissima storia e qui chiudo. Vedi, alle volte i miracoli succedono. Questo tuo racconto è straordinario, perché finisce con un furto. Con un furto, almeno per quanto mi riguarda, finisce con un furto. Di un libro importante, quest'uomo aveva badato all'interno di questa basilica. Esatto. E la vita ti può portare via un libro, ma ti può portare via anche un marito. E allora io, arrivando su alla Verna,
un amore, un affetto. Dico a mia madre, guarda, io ci voglio venire a dormire qua. Allora mi fermo un attimo perché voglio andare a sentire in portineria quanto costa, come è possibile, quando si può fare. Entro dentro, la mia mamma e mio figlio mi seguono, arrivo sulla portineria dell'accoglienza, trovo due donne, la più anziana mi guarda e mi fa «Toh, guarda il chef!» e la più giovane gli si rivolge intorno alla persona e fa «Perché chi è? Come? Tu lo riconosci? No?» Poi la più anziana mi guarda e mi fa «È giovane!» no? E la guarda con un po' di naso storto, no? Allora la giovane guarda me e dice perché lei chi è? No, dico io non glielo dico, glielo chiedo alla sua amica, no? Io e lei ci conosciamo da tanto, se lei non glielo vuol dire perché glielo dico io. Dette queste parole la più giovane, tac, chiude la guardiola, per poi riaprirla immediatamente dopo, rivolta a mia madre, ha detto, oh l'ho chiusa per loro, che sono due ignoranti, non per lei, mi dica signora. No, no, parla di mamma, è mio figliolo che è voluto venire qua. Allora da lì, da questo scherzo iniziale, siamo passati subito alle cose serie e la pensiera mi ha detto devi chiedergli a lei tutte le notizie sull'ospitalità qui del santuario, ce l'ha in mano la Laura, però stai attento perché una pazza di vedova che ha comprato Larry Davidson. Allora la felicità nei confronti di questa donna mi ha risposto, ho detto sarebbe a dire, e questa donna improvvisamente mi si è impermato gli occhi di lacrime, di umidità. Sì, tre mesi fa è morto mio marito e lo amavo. Come si può amare nella vita in maniera infinita? E questo disgraziato è morto. E allora io, in preda al dolore, subito, nelle prime ore, va bene, il dolore era lancinante, dice, sono anche due figlioli, non ho saputo che rispondere comprandomi la vita. Cioè facendo la cosa non mi sarei mai potuta permettere se lui fosse rimasto in vita, ma siccome lui era morto, va bene, io in una storta anche di rabbia, va bene, mi sono comprato una di Davidson. Dice ci vado anche Raduni. Io ci vai anche Raduni. Si tracca e mi tira fuori il telefono e mi fa vedere questa Harry Davidson. Ora, vi prego di contestualizzare il racconto. So, avevo mangiato quello che avevo mangiato. Sono arrivato al santuario, ho toccato, non da ateo, ma da dubitoso, l'acqua di San Francesco. Vado lì per chiedere come si può dormire in quel posto magico e trovo una pazza di moglie vedova che mi dice che ha comprato nel Davidson per santificare il nome di marito. È una roba dura da digerire per un uomo, eh? Perché un uomo avrebbe mai comprato nel Davidson quando la moglie... No! Bisogna trovare una donna capace di tale generosità. E perché una donna comprando Larry Davidson poche ore dopo la morte del marito compie un atto di generosità nei confronti della vita? Perché intanto il suo figlio più grande, il maschio, di cui ho subito chiesto notizia, gli ha risposto «Mamma, complimenti, tu sei una ganza!» E già questo è una bella risposta emotiva a una famiglia che gli capita una tragedia come quella della morte di un padre e di un marito. La piccola, mi racconta sempre la Laura, la trovate lì alla portineria, non gliela potete anche andare a dire questa storia. La Laura mi dice, sì, la piccola, cioè, che ti devo dire? Cioè, guarda, questo Natale ha scritto al solito una letterina a Babbo Natale e ha scritto queste parole. Caro Babbo Natale, la mamma continua a portarmi ai raduni, mi usa come se fossi uno zaino e mi mette in testa un caschetto rosa. Per favore, ti prego, questo Natale, mi fai arrivare un caschetto nero con Duteschi? Per dire, no? Per dire quanta intelligenza ci può essere anche in un momento di morte. E siccome questo racconto finisce in un momento con un momento di morte, leggetelo, leggetelo con avidità, anche quando comprate il libro, per favore andate subito a quel racconto, perché vi dà un'immediata chiave emotiva di questo straordinario libro di dramma.